bentrovati cari telespettatori e telespettatrici, siamo ovviamente ancora in esterna, continuiamo a mostrarvi, a raccontarvi, a conoscere un po' più da vicino dei personaggi che caratterizzano la vita pubblica nella nostra regione. Sono con il questore di Udine Claudio Cracovia, ben arrivato questore. Bentrovati a voi, bene, complimenti per questa location originale. È un po' diversa, no? Assolutamente sì, complimenti veramente. È un po' diversa, televisione che sbarca sul territorio e lei di territorio ne sa anche perché lo vive ogni giorno. Certo, certo, lo vivo con l'impegno e la passione di chi ha la piena consapevolezza dell'importante ruolo che esercita in questo momento, un momento in cui i cittadini hanno bisogno di essere rassicurati da un'azione costante, incessante e incisiva delle forze dell'ordine. Ecco, dottor Cracovia, quanto severo è? Qualcuno la definisce addirittura il questore sceriffo. Ma, guardi, a parte che posso essere anche lusingato da una definizione del genere, insomma, anche perché sono nel DNA, nasco e sono un poliziotto. Diciamo che se il sceriffo è colui che cerca di far rispettare le regole e soprattutto si pone al centro della propria azione l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica, accetto ben volentieri questo termine. Senta, da poco meno di 2 anni lei è questore della città di Udine e lei è arrivato proprio quando cominciava l'emergenza profughi. Lei più volte l'ha detto, non possiamo più parlare di emergenza. In realtà questa situazione con picchi, con dei cali è iniziata circa 2 anni fa ed è una situazione che adesso va gestita, va governata, perché come ho detto più volte è meglio governare le emergenze che rimanerne governati. Devo dire che la stiamo gestendo con intelligenza, la stiamo gestendo con rigore quando serve e soprattutto la stiamo gestendo avendo ben presenti quelle che sono le esigenze di sicurezza, insomma, della nostra comunità. Senta, che cosa ha funzionato e cosa no nel punto in questa emergenza che non è più emergenza? Ma guardi, diciamo che a livello di controlli, a livello di gestione dal punto di vista così delle norme sull'immigrazione, questa emergenza, questa situazione è stata e ritengo sarà governata. Certo, la macchina dell'accoglienza, ovviamente non per colpa di chi si trova a gestire, la macchina dell'accoglienza qualche volta si è inceppata generando delle concentrazioni che sono ovviamente più difficili da gestire, ma noi le stiamo gestendo e questo è sotto gli occhi di tutti. Ecco, senta, chi dice che è impossibile passeggiare in via Cividale per la presenza della Cavar Zerani? Ma guardi, io dico che io in via Cividale transito spesso, sia quando vengo, quando ritorno dal lavoro, insomma, mi sembra dar credito troppo a delle paure che, ripeto, sono paure e ansie che comprensibili, però di obiettivamente rilevante c'è poco. Teniamo presente che è vero da un lato che questi richiedenti la protezione internazionale sono stati anche recentemente autori di episodi così che sono assurti all'onore delle cronache, ma è anche vero che se confrontiamo il numero degli episodi al numero di richiedenti asilo che in questi 2 anni sono transitati per questa provincia, ci rendiamo conto, insomma, che insomma, a volte certe paure, che ripeto sono comprensibili dal punto di vista umano, obiettivamente non possono essere così assunte a fenomeno. Ecco. Ecco, dal punto di vista sempre della sicurezza, si parla di un rinforzo, di una messa a punto della Cavar Zerani, lei è d'accordo o no? Anche perché queste, lei adesso mi dirà, sono decisioni della politica. Ma guardi, non, cioè, la natura, il tipo, la funzione della Cavar Zerani, ha detto bene lei direttore, spetta ad altri deciderla.
Certo, considerato che è un luogo, uno scenario dove noi spesso andiamo a fare verifiche, a fare controlli e voi lo sapete benissimo anche perché ne diamo ampia notizia, è bene consentire anche a queste verifiche, a questi controlli di avvenire in sicurezza con la razionalizzazione delle risorse, quindi una ridefinizione degli spazi in termini di sicurezza è senz'altro possibile e io ritengo che il prefetto stia agendo per questo. Poi tutto il resto, ripeto, sono chiacchiere spesso di tipo giornalistico, insomma, ecco. Okay. Si tratta di mettere in sicurezza un'area che è un'area, insomma, che accoglie in un primissimo momento i richiedenti asilo. Ecco, abbandoniamo l'argomento profughi e usiamo pure un termine che si usa spesso in sanità. Lei è un po' il primario della questura di Udine. Possiamo fare una risonanza magnetica di quello che è la situazione della criminalità in provincia e in città? Come sta andando? Ma guardi, io ripeto, torno a dire che le tendenze della delittuosità, cioè il numero dei reati, il numero di episodi, sono tendenze che volgono alla diminuzione, quindi sono tendenze incoraggianti. Certo, non possiamo negare che in provincia, nel capoluogo, si registrano degli episodi criminosi, ma insomma, partire da questi episodi che pur ci sono per parlare di allarme e sicurezza, per parlare di fenomeni criminali, insomma, ce ne passa, insomma, e suona anche ingiusto verso tutti gli sforzi che stanno facendo le forze dell'ordine. Senta, il binomio straniero uguale più avvezzo al crimine è una balla? Io l'ho sempre respinto e continuerò a respingerlo. Cioè non esiste un'equazione tra immigrazione e delittuosità. E questo indipendentemente da quelle che possono essere le percentuali di coloro che sono ristretti in carcere. Insomma, un'equazione non ritengo giusta e neanche, insomma, corretto farlo. Anche nelle ultime settimane avete calcato la mano nei controlli nella zona di Borgo Stazione. Qual è il quadro? Ma guardi, io nelle ultime settimane Borgo Stazione da sempre è oggetto della nostra azione, a volte è un'azione così di tipo più chirurgico, un'azione che c'è ma non si vede in maniera tangibile o eclatante, a volte facciamo di tanto in tanto degli interventi più robusti, più vigorosi, anche perché abbiamo delle risultanze da quella che è la nostra attività di monitoraggio e di controllo anche discreto che spesso facciamo che ce lo impongono, insomma. Però è una zona che è da sempre oggetto delle nostre attenzioni. Ecco perché a volte mi sembra così molto facile e approssimativo parlare di un presidio fisso, cioè, praticamente il presidio c'è già di fatto perché tra l'altro non dista molto dalla questura Borgo Stazione, quindi noi ma anche le altre forze di polizia rivolgiamo una particolare attenzione a questo comprensorio, ripeto, anche perché abbiamo fatto, facciamo e faremo sempre nostre quelle che sono le preoccupazioni non sempre fondate dei residenti. Senta, che esemplari si trovano di criminalità in Borgo Stazione? Spacciatori? Ma guardi, mi racconti un po'? L'esemplare, cioè, certo, ci sono situazioni, episodi di spaccio, ci sono a volte delle risse determinate dal fatto che spesso si trovano a confluire in quel luogo persone che hanno abusato di bevande alcoliche, a volte c'è una situazione anche di molestie, di disturbo al riposo e all'occupazione delle persone, è un'attività un po' variegata, certo, insomma, bisogna rinserrare un po' le fila, vedere magari di eliminare alcune situazioni di disagio che forse sono la scaturigine di questa situazione, ma ripeto, Ci stiamo lavorando, io sono fiducioso. Che obiettivo vuole centrare entro l'anno, visto che lei va avanti per obiettivi? Beh, ripeto, lei rientrare da questa situazione così effervescente, innanzitutto di Borgo Stazione, e dopodiché esercitare
pressione anche in quelle parti delle province dove non ci sono nostri presidi, ma che sono che riteniamo sensibili. Insomma. Senta, centro commerciale Città Fiera, siete presenti in maniera... Certo, ma del resto lì siamo presenti noi, c'è una stazione di carabinieri, insomma, diciamo che fortunatamente non rileviamo una grande incidenza criminale. Ecco, ma è così facile rubare nei centri commerciali, visto che noi diamo spesso notizie? Beh, ma voi sapete, il taccheggio, il furto con destrezza, insomma, rappresenta una situazione che da sempre caratterizza centri commerciali o grandi, o grandi ipermercati. Tant'è, le stesse case mettono, voi sapete, in percentuale, mettono in conto una percentuale di cosiddetti alleggerimenti. Ecco, però ripeto, siamo su situazioni assolutamente fisiologiche, non lanciamo allarmi ingiustificati. Ecco, stiamo per concludere, truffe anziani come stiamo? Le truffe anziani sono un fenomeno veramente vile ed è un fenomeno con il quale ci dobbiamo misurare, sì, però ci dobbiamo forse misurare con progetti più impattanti che arrivino direttamente agli anziani, che non conoscano mediazioni, una sorta di porta a porta, ma ci stiamo lavorando. Senta, alcol vietato abusare, lei ha il pugno de ferro. Ma vietato abusare, anche perché mi ricollego a quello che dicevo prima, a volte determinati comportamenti che poi assurgono ad onori della cronaca o creano anche ancora più ansia, insicurezze e paure sono determinati da un'eccessiva assunzione di bevande alcoliche, di cui è vero è responsabile chi si ubriaca, ma spesso è responsabile anche chi somministra. Ecco, quindi io l'appello che faccio, insomma, somministrate, vendete, ma insomma, quando uno è palesemente ubriaco, ha dato problemi in precedenza, chiamate piuttosto le forze dell'ordine. Signor Questore, grazie per la chiacchierata. Grazie a voi, ancora complimenti per la trasmissione. Grazie a Giancarlo Virgilio, adesso linea al telegiornale, alla prossima.